vicino al parquet del Pala Tarquini, quest'oggi c'è scritto: lasciate ogni speranza, voi che entrate. Amici di Futsal Fanner, benvenuti a Ciampino, dove l'Ardenza Ciampino tenta la rimonta a Loreto Prutino, che è avanti 4-2 in questo primo turno di Coppa Italia regionale. Avanza adesso il giocatore brasiliano che serve il compagno, che fa 1-0, gelato subito il Pala Tarquini. Che errore in ripartenza del Ciampino, che subisce l'1-0. Palla il tiro di Rocha, c'è il tocco con la mano, tocco con la mano ed è calcio di rigore. Andrà Barone, Barone col destro parato e poi entra, 1-1, il Ciampino ancora vivo, pareggia Barone. Calcio d'angolo a cercare Barone che di prima intenzione fa 2-1, la ribalta adesso l'Ardenza Ciampino, siamo 2-1, ci credono ancora i castellani. Prova ad andare, c'è il tocco, attenzione, è il sesto fallo ed è tiro libero. Va Barone col destro, il tiro, 3-1, l'Ardenza Ciampino completa la rimonta, 3-1, ancora Barone, tripletta per lui. Tiene bene il pallone Mattarocci, la perde, attenzione alla ripartenza, palla sulla sinistra, porta la palla sul sinistro, l'errore di Celsi che può costare carissimo, 3-2, accorcia il Loreto che in questo momento passerebbe il turno. Calcio di punizione, va De Vincenzo col destro, palo interno. Manovra sulla destra per Mattarocci, Mattarocci prova a saltare un avversario, Mattarocci, palla che arriva a Barone, Barone dentro l'area, Barone col sinistro, ancora Barone, 4 gol del numero 10, 4-2, di nuovo in parità. Palla per il compagno, ma arrivi al triplice fischio finale, come l'andata, 4-2, si va ai supplementari. In ripartenza adesso con Terlizzi che serve Giuliani che fa 5-2, Giuliani poi si butta e scivola sotto i tifosi, 5-2 del Ciampino che sorpassa il Loreto. Va con la punta, Celsi pare, attenzione la porta è sguarnita, Celsi, 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 entra in rete e siamo 6-2, il Ciampino riesce a superare il Loreto, 6-2. Di punizione di Vincenzo che va col piattone e batte il portiere con questo libero che chiude anche il match. Il Ciampino vince 7-2 sul Loreto Prutino, completa la rimonta in un Pala Tarquini gremito e va avanti al prossimo turno.